Ieri sera si è giocata Italia-Venezuela, partita entusiasmante ad ogni istante. Ogni minuto della partita è stato entusiasmante. Allora, cerchiamo di capire due cose. Intanto, prima roba, perché è stata organizzata sta cazzo di partita? Perché è stata organizzata sta cazzo di tournée? Io lo so perché è stata organizzata in Florida, è stata organizzata in Florida perché si dice che la Florida è piena di venezuelani, quindi i venezuelani avranno riempito lo stadio in ogni ordine di poste. Col cazzo. Seconda cosa, Gravina si è portato a casa un bel po' di quattrini, ma io vorrei vedere in faccia lo stronzo che ha dato soldi a Gravina per questo schifo di partita. Vorrei vederlo veramente in faccia. Ammetto che mi sono abbioccato svariate volte durante la partita, perché sapete com'è? Alla sera chi lavora arriva a casa stanco, a differenza di quelli che erano in campo. Partita di preparazione ad Euro 2024. Direi che siamo preparati, eh? Siamo preparatissimi, siamo preparati come uno studente che il giorno dopo deve affrontare analisi 1 e la sera prima si sfonda di Laguna Blu corretta con Chivas Regal. Eravamo ubriachi in campo, ubriachi. Spalletti, caro il mio Spalletti, io devo chiederti una cosa perché probabilmente non la capisco, probabilmente sono scemo, probabilmente non capisco un cazzo di calcio. Spiegami sto discorso della costruzione dal basso. Spiegamelo, spiegamelo. Spiegami a che cazzo serve la costruzione dal basso, ma non a livello teorico, perché a livello teorico lo so anch'io. Serve per attirare la squadra avversaria e generare un finto contropiede. Però io voglio capire a livello pratico. A che cazzo serve la costruzione dal basso? Soprattutto se non la sai fare. Spalletti, non sei a Napoli, dove ogni giorno vedevi i giocatori, dove i giocatori si conoscevano meglio delle loro madri. In questo momento tu hai a che fare con giocatori che si vedono una volta ogni 6 mesi. Come puoi pretendere che si conoscano in modo tale da costruire una costruzione dal basso? Spiegamelo, spiegamelo. La costruzione dal basso va fatta ad occhi chiusi. Tu devi sapere dov'è il tuo compagno solamente sentendo la sua presenza, ad occhi chiusi. Ieri infatti è venuto fuori un merdone. Abbiamo preso un gol da merdoni e ci sta bene perché la costruzione dal basso non la sappiamo fare. Non è una cosa che si può improvvisare, caro il mio Spalletti. Ultima cosa, che attacco abbiamo noi? Dai, rispondetemi. Rispondetemi nei commenti, che attacco abbiamo noi? Noi, per avere un attacco, okay, per avere un attaccante abbiamo dovuto nazionalizzare un argentino, okay, che se tanto mi dà tanto è già troppo se riesce a dire in italiano mamma ho perso l'aereo. Ragazzi, è uno straniero, ok? Con tutto il rispetto per gli stranieri, ma questo vuol dire che in Italia noi non abbiamo uno straccio di attaccante che possa rappresentare la nostra nazionale. Abbiamo dovuto prendere Retegui, il titolare, l'attaccante titolare del Genoa, neanche dell'Inter, della Juve, del Milan, del Genoa, ok? Noi ci presenteremo agli europei con l'attaccante del Genoa. Ragazzi, io la vedo dura, la butto in ridere perché, guarda, ci sarà modo di incazzarsi durante gli europei, ammesso e non concesso che riusciamo a superare neanche la fase a gironi, la cerimonia di inaugurazione. Sarebbe già un successo superare quella. Perché, ragazzi, ieri ho visto veramente del brutto. Del brutto. Questo significa che tu puoi mettere ad allenare una nazionale anche Gesù Cristo in persona, ma non cambia un cazzo, perché se non hai i giocatori, primo, e se non li alleni a dovere, secondo, questi sono i cazzo di risultati.
una nazionale inguardabile che andrà ad Euro 2024 a fare figure barbine. Di questo ne sono certo.